Santa Maria Valle Verde. Intorno alla metà del 400 la chiesa con annesso convento dei Francescani fu voluta da Leonello di Aclozzamora e la moglie Jacovella Ruggeri di Celano, ma per motivi diversi solamente nel 1503 l'opera fu portata a termine. Determinante fu l'intervento dei celanesi e dei piccolomini. Nel 1504 il pontefice Giulio II concesse l'atto di fondazione. Esso fu indirizzato a Giovanna d'Aragona, contessa di Celano. La facciata è in conci di pietra levigata locale. Presenta coronamento orizzontale e cornice mediana. Ampio finestrone voltato, sormontato dallo stemma dei sovrani d'Aragona e Castiglia. Il portale, di tipo romanico a strombo, è di scuola aquilana. È delimitato da due lesene scanalate. Archivolto rinascimentale, decorato da tralci di vite. La lunetta presenta un affresco cinquecentesco. La Madonna col Bambino tra San Francesco e San Giovanni da Capestrano. Qui l'Agnus Dei che porta la data del 1508. Interno della chiesa a navata unica con volta a crociera. Le tele della Via Crucis sono del secolo XVIII. Sul lato sinistro tre cappelle. La prima con i santi Pietro e Paolo. In alto resti di affreschi. La seconda con altare e statua di Sant'Antonio da Padova. La terza presenta pregevoli affreschi restaurati recentemente. Sono del pittore veneziano Paolo Zoppare, databili al 1558. Gli stessi sono riferibili alle storie della Vergine. Qui vediamo la Madonna della Misericordia. Queste scene riguardano la Natività. Lo sposalizio, la Dormizio. Veduta d'insieme. La parte destra in alto dal 1988 sono state poste qui queste opere
realizzate su supporto ligneo, una natività, già pala d'altare, attribuita ad un pittore umbro senese del Cinquecento. In passato era presente sull'altare maggiore. La pala, raffigurante Gesù e il Cireneo, è attribuita a Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, datata tra il 1525 e il 1530. Altare centrale. Dietro di esso, quest'organo e il coro ligneo del Cinquecento, realizzato da Beltramo Lombardo e Giovanni di Modena. Nel centro della navata, la fine scala balaustrata. Essa immette nella sottostante cripta attraverso questa porta. L'opera è di maestri intagliatori del secolo XVI. Nella parte sinistra lo stemma è riferibile al casato Aragona-Castiglia. L'altro, invece, ai Silveri Piccolomini. Notevoli questi bassorilievi per questa scala. Accediamo alla cripta, comunemente chiamata Paradiso. Esso è a pianta poligonale con finestre trilobate. Gli affreschi rappresentano scene multiple della vita di Cristo. Le scene delle volte. L'altare rinascimentale è delimitato da due colonnine tortili. Ora vediamo questa pala raffigurante il Cristo che porta la croce. Prima qui però era posizionata quella del Sodoma, che adesso si trova nella parte superiore della chiesa. Gli stemmi sono riconducibili alle famiglie Silveri Piccolomini. Nella parte bassa, questa botola che immette in un camminamento sotterraneo. L'opera fu realizzata dopo il 1520. Sulla destra
lapide sepolcrale di Bernardino Silveri Piccolomini, vescovo, anno 1553. Nel convento dei frati francescani attiguo alla chiesa c'è questo ampio refettorio. Sullo sfondo vediamo quest'opera affrescata nel tardo Cinquecento da un artista manierista imitante la scuola del Sodoma. La lunetta tripartita raffigura la vita di Gesù. A sinistra, l'ultima cena. A destra, la cattura di Gesù. Nella scena centrale, il Cristo, nella parte superiore. E sullo sfondo, il castello di Celano. Il bel chiostro annesso alla chiesa è databile alla seconda metà del 400. Le lunette affrescate del 600 raffigurano la vita di San Francesco. Una fontana sormontata dalla statua del poverello di Assisi. Nella parte superiore il convento, ben visibili su queste colonne le croci e le mezzelune riconducibili allo stemma dei Piccolomini. San Francesco.